ho chiesto che le aziende partecipanti possano inserire nei loro piani ambientali e nella loro offerta definitiva la decarbonizzazione con specifiche modalità che vanno precisate ovviamente, come elemento che costituisca una BAT, cioè la best practice dal punto di vista tecnico, che quindi consenta appunto l'inizio del processo di decarbonizzazione. E naturalmente da questo punto di vista, siccome il governo non considera la decarbonizzazione una BAT, ci auguriamo che il Parlamento possa intervenire per obbligare il governo a considerare la decarbonizzazione una BAT che può essere oggetto di offerta da parte delle aziende che vogliono acquistare l'ILVA. Il carbone è una grande saga mondiale che dura da 100 anni, tutti sanno che fa male, tutti sanno che la Londra di Dickens era ridotta ad una città invivibile a causa del carbone, che allora non aveva alternative, ma continuare a utilizzarlo in questa fase è oggetto degli accordi di COP21 di Parigi, l'accordo sul clima, che obbliga tutti i paesi che hanno sottoscritto quell'accordo a decarbonizzare le proprie imprese proprio per le caratteristiche del carbone, che sono micidiali dal punto di vista della salute e devo dire anche della tutela del pianeta. Oggi non abbiamo parlato della tutela del pianeta, ma l'Italia è in infrazione rispetto al trattato COP21 per le emissioni di CO2 e di PM10 proprio a causa di questi due stabilimenti pugliesi, l'ILVA e la centrale Enel di Cerano, e quindi è semplicissimo consentire all'Italia di adempiere al trattato semplicemente procedendo alla decarbonizzazione utilizzando, come ho detto più volte, i forni elettrici alimentati con il gas del gasdotto TAP, che noi consideriamo strategico e utile, abbiamo solo richiesto che venga fatto approdare qualche chilometro più a nord.